In un sabato pomeriggio brianzolo ho preso la macchina e ho percorso la nostra highway, la superstrada 36, detta anche Valassina, per andare a trovare Guglielmo, ve lo ricordate, il mitico proprietario della concessionaria Harley a Monza. Oh, lui non mi aspettava, o meglio sapeva che arrivavo, ma non avevamo in programma di fare un video. Infatti lui era stanco, non ci aveva voglia di parlare. Mi ha preso e mi ha buttato in mezzo ai biker. E allora, già che c'ero, avevo la telecamera, ho fatto qualche domanda. Ho conosciuto harleisti brianzoli e ho scoperto cose interessanti di quel mondo lì. Questo è il mondo dei biker brianzoli, eh? Andiamo su nell'ufficio del boss a vedere se è su. Allora? Sempre in ufficio a lavorare? Mi stanco. Brianzolo, non è mai stanco, come stai? Bene, bene, bene. Cosa fai di bello? Sto cercando di andare su Instagram, ma non sono capace. Il tentativo disperato del brianzolo e i social. Cosa accade giù? Sto facendo provare le moto oggi e domani. Qui siamo quelli specializzati nel commento delle donne altrui. Non stavo dicendo, questo è il gruppo specializzato nel commento volgare, volgarissimo, delle donne altrui, giusto? Sì, facendo abbiamo già dato prima. Abbiamo lasciato a casa i paletti, allora, con le palette con i numeri, no? Se vuoi star qui, appena arriva l'occasione c'è modo di... Quella te la sei già persa. Sì. Ma Brianzolo? Brianzolo? No, Brianzolo. Dove? Di Meda. Vuoi Brianzoli? No, io dove è sangue misto, figa? Atto dove? A Vicenza. Ma è sangue indio, sangue indio. Come li vedi? Fa finta che non spende, ma spende. Ah sì? È quello che spende di più alla fine. Brianzolo secondo me compra la moto, però la tratta da Dio. Bene. Garage, coperta, telo. Non la consuma anche perché... Bravissimo, ce l'ha ma non la usa perché si consuma. Non si deve consumare. Eccolo, l'esemplare brianzolo, il tipico brianzolo harleista. Sono nato a Milano io. Nato a? Provincia Messina, non ti dico il paese. E vivi dove? A Milano o a Brianza? Milano, in Brianza, Cinisello Bassamo. Ecco, com'è il brianzolo visto da un messinese? Terrore del nord. Siete una coppia? Sì, sì. Una coppia di motociclisti? Biker, non motociclisti. Biker. Perché biker è con l'Harley. Perché biker è con l'Harley, il motociclista è quello con la moto da sparo. Che in brianzolo, eh? Ciao. Di dove siete? Nativo Monza. Lodi. Monza e Lodi. Sì. Dove andate a fare? Dove? Lago di Como, Lago di Garda, Guglielmo. Garda no, no. Più che altro Lecco, Como, su di là, giù di là. Il nostro lago è questo qua. Lago di Como. Quello che contiene la Brianza. Tac. Sto imparando che ogni biker ha un soprannome. Il Bart, con l'articolo davanti. Laggiù. Vi siete conosciuti già da biker? No. No, io ero biker. Però ho trovato per fortuna lei che non mi ha tolto la passione. Tu sei single? No, sei fidanzato. Ah, sei fidanzato. Purtroppo. No, dai. No, con una brianzola. Felicemente brianzolissima. Brianzolissima. Quando vai in moto, lei si incazza? Sì. Fondamentalmente sì. Domenica pomeriggio, quando torni, è già messo in conto che è una litigata. Tutte biker? Come finiamo? Io sì. Voi andate il weekend, andate, sempre. Fate le vacanze, sempre. Anche in ufficio. Ma ti faccio io una domanda, ma sei biker? No. Mi stanno convincendo a diventare un biker, vedi che bello. Allora, qual è la cosa bella? Guidarla. Godersi la compagnia. E anche stare da soli con i propri pensieri. Sì, un po' tutto.
È pieno di donne biker. Hai visto? Ma questa è tua o la stai provando? È mia, è mia. Ah, però, complimenti. La mia bambina, grazie. Di dove sei? Di Varedo, la vera Brianza. Ma quindi la Brianzola è una biker? Certo che è una biker, tu assolutamente. Sei un'eccezione o hai altre amiche? Una delle tante. Una ho delle un sacco tante. Di amiche con le moto e qua ne ho conosciute altre. Grazie. Grazie ciao. A te. Ma la fai provare? Eh sì, vuoi lì. Ciao, ciao. E se vado in terra? Paghi tu. Perfetto. È figa. Andiamo a tranquillo. Quindi? E quindi niente, bisogna tirare fuori la moto e andare. Esatto. Dovunque, non importa. Esatto. Highway o non highway. Esatto. Ma la sì o non vale la Brianza? La sì è fatta per quelle moto che vanno veloci. Noi andiamo piano, andiamo tranquilli. Bravo, il biker si assapora. Si bravo. Non deve arrivare. Dove devi arrivare? Noi, l'importante è il viaggio. Esatto. Bravo. E quindi mi sono avvicinato a questo mondo di biker. Ho trovato uomini di tutte le età, single, donne, tante donne e anche coppie che condividono questa passione. Spero in futuro di conoscere sempre di più questo mondo affascinante. A proposito, io la Harley non l'ho provata, alla fine avevo paura di fare un disastro e dover pagare un sacco di soldi a Guglielmo, però in futuro mi piacerebbe assaporare le emozioni di guidare un Harley. E come mi hanno insegnato loro, l'importante non è la meta, ma il viaggio.